Io potrei continuare, sono 20 pagine, continuare a dirvi, ah, fantastico, l'acqua calda. Ragazzi, acqua calda, una stella ci può anche non essere. No, continuiamo a scoprire. Pure non partire. No, no, pure non partire. Sicilia c'è il sole che riscalda. Cioè, la domanda che io vi faccio è possibile che in questo secolo noi, tra il cliente e l'albergatore, ci sia di mezzo qualcuno che è il pubblico, in questo caso la regione, le regioni, perché sono tutte così, poi cambiano, ognuno ha la sua, naturalmente, perché ognuno ha la sua piccola regoletta, ma sono tutte così, ci sia un intruso, un terzo, che mi dice se devo o non devo avere l'acqua calda, se devo avere una luce, questa è la e decide lui come devo fare l'albergo, come lo devo gestire. Ovviamente ci sono i metri quadri letto per letto, se volete, cioè di come devono essere grandi i letti a seconda delle stelle, potrei fare anche questo elenco. C'è un terzo incomodo, o se volete un terzo, che si sostituisce non al mercato, ma si sostituisce al rapporto che c'è tra il cliente e il.com o su Expedia.com. Acquisto la camera dello stesso albergo, se vado su quello pubblico non lo posso acquistare. Cioè, qualcuno deve dire, per questo dico, è compatibile l'Italia così come è fatta con il mondo digitale? Beh, la novità del mondo digitale rischia di essere in qualche modo depotenziata se poi l'intervento pubblico, le regolazioni, il mondo non trasparente a cui siamo abituati lo renderà impossibile, perché il web, tutto il mondo digitale è trasparenza e comunicazione diretta e senza intermediazione, è qualcosa che cambia completamente o ci fa cambiare completamente rispetto al nostro modo di fare, quindi è incompatibile in qualche modo col mondo burocratico e con un mondo che invece è poco trasparente e piuttosto opaco.